Vado a salutare Gianfranco Lenti, coordinatore HSA per Piemonte e Liguria. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, insieme per parlare di questa grande festa della subacquea inclusiva che si è svolta sabato a Cairo Montenotte. Intanto ci vuole ricordare chi siete, che cosa fate? Certo, allora HSA Italia è un'attività che ovviamente impegna a livello natatorio ma anche subacqueo persone con disabilità. È nata nei primi anni 80 e pian piano è nata a Irvine, quindi in America, e poi si è sviluppata un po' in tutto il mondo, soprattutto in Italia, con l'attuale presidente che è Aldo Torti, il quale ha divulgato in quasi tutte le regioni italiane e proposto questa attività che ogni anno si è rinnovata. Addirittura adesso abbiamo raggiunto i livelli che è diventato un vero e proprio gioco, un divertimento che tutti partecipano, sia disabili che non. E Cairo è stata una degli esempi che stiamo divulgando in tutta Italia. Ecco, un desiderio per molti, forse per qualcuno addirittura un sogno di potersi tuffare di nuovo. Esatto, perché questa sensazione, soprattutto per le persone disabili, è un qualcosa che non hanno mai provato, quindi i nostri istruttori, i nostri professionisti che sviluppano appunto questa attività, gli fanno provare, come sto vedendo anch'io le immagini, questa sensazione di essere sospesi nel vuoto, nell'acqua, e quindi è una sensazione bellissima e tutti sono molto felici, ecco, di questo. In collaborazione, insomma, c'era anche la scuola polizia penitenziaria di Cairo Montenotte. Quando è iniziato questo progetto? Quando questo progetto, diciamo, questa realtà è arrivata anche in Italia? Sembrava un po', diciamo, mi passi il termine, mi scusi, è un po' da matti o no? Sì, eravamo considerato delle persone che non sapevano cosa facevano, invece l'esperienza, le ripeto, dagli anni 80 a oggi ha dimostrato con successo che ci stanno copiando, quindi se ci stanno copiando altre associazioni vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo e quindi è questo che noi interessa. Senta, è una manifestazione gratuita? Aperta a tutti, ma se ci fosse qualcuno, diciamo, che è interessato, quali sono i riferimenti che possiamo dare ai nostri telespettatori? Certo, diciamo che a Cairo il nostro referente è che ha organizzato un po' il tutto è Renato Ruffino, il quale ha coinvolto già ormai da 3 anni anche la polizia penitenziaria, e quest'anno per la prima volta abbiamo avuto un'adesione di questi ragazzi veramente importante, erano più di 15 ragazzi. Poi in cooperazione con Onda Sub di Torino, che è un'associazione che lavora sul Torino, i quali hanno dei professionisti, Fabio Moreo che è il presidente, e quindi è un altro punto di riferimento che chi vuole noi possiamo dare tutti i numeri per appunto il contatto. Queste sono state le due realtà che hanno organizzato da 3 anni questo bellissimo evento. Poi dopo ovviamente in collaborazione ci sono altre realtà dalla Liguria a tutto il Piemonte. Senta, abbiamo visto, così le faccio l'ultima domanda, insomma nelle immagini, no? Attività diverse anche, sempre in acqua, sempre in piscina, ma attività diverse. Qual è la cosa più difficile rispetto a portare un disabile in acqua o a immergersi? No, difficoltà non ce ne sono. Cioè, abbiamo creato degli standard su misura per tutti. È una subacquea per tutti, quindi da chi ha delle capacità a chi ne ha molte meno. Però tutti si divertono nello stesso modo, assolutamente in sicurezza, e cioè, l'abbiamo creata apposta per far divertire. Queste sono le novità di questo progetto. Bene, allora io la ringrazio Lenti per averci raccontato un po' della vostra attività, poi ovviamente sui social anche i nostri telespettatori possono trovare tutte le informazioni, anche insomma per capire
le prossime iniziative, come iscriversi, quello di Cairo, lo ripeto, insomma, è gratuito questo, perché poi lo so che i telespettatori ce lo chiedono sempre, mica solo perché siamo in Liguria. Certo. Gratuito e soprattutto tutti i mesi noi abbiamo una scaletta, chi vuole basta che chiami o HSA o i referenti di zona, noi le diamo tutte le informazioni possibili. Grazie, grazie mille, buona giornata. Grazie a voi, grazie.